Buongiorno a tutti, sono messo così come sono. Oggi siamo il 3 agosto, giornata discreta. Sto andando su con Ugo qua, in zona, sempre in zona. Avrei in mente camminate lunghe, ma mi dovrei spostare col camper e poi il tempo dovrebbe essere perfetto, non così. E niente, ogni volta che vado in giro vedo sempre possibilità nuove di montagna, ma ci vuole tempo in secondi e il tempo in varet, così si dice in Norsk. Sto andando alla ricerca di pillole di wild, sensazioni wild che devono esserci, altrimenti che cos'è la vita? Non è nulla. La sensazione di selvaggio che ti porta a scoprire meglio la vita e anche l'essere umano. Ugo, volevo andare di là io. Fammi ragionare un po'. Vabbè, dai, andiamo di qua, dai, andiamo di qua. E quindi tutti noi dobbiamo avere un po' di wild, no? O intorno a casa o spostandosi. Se non c'è più wild, non c'è più il sale nella minestra. Cioè, se non riesci a isolarti, non riesci ad avere quella sensazione di primitività. È veramente, perdiamo tutto, anche il gusto della natura, il gusto di stare in mezzo alla natura. È ovvio che a una certa età i wild, soprattutto la libertà, cambia. La libertà a 20 anni significa una cosa, la libertà a 40-50 è un'altra. Diciamo che è più facile essere liberi a 20 anni che a 40-50. Forse sbaglio, ma già la libertà a 30-40-50 devi mitigarla con o lo stare assieme a una persona o l'esigenza di avere soldi per vivere, perché a 20 anni non si è ben capito dove parare i soldi. Vabbè, siamo stati tutto sto discorso che la libertà a 20-30 anni è una cosa, la libertà acquisita a 40-50 o riacquistata è un'altra cosa, cambia. E cambia perché uno, cioè la vita cambia, le esigenze cambiano, l'esigenza di stare con una persona, stare in coppia oppure no, lì cambia la libertà, cioè non c'è niente da fare, non è che puoi prendere e andare per i cavolacci tuoi una settimana e fare quello che vuoi. È vero che uno ha il potere di scegliere la persona, ma se anche trovi la persona, l'anima gemella, comunque la tua libertà cambia. Come il lavoro. Cioè, uno può stare libero, fare
quello che vuole per un po' di tempo, poi dopo si rende conto che i soldi mancano e allora cambia la libertà. Devi trovarti un lavoro, devi trovare qualcosa. E non è sempre facile fare quel che si vuole, però ognuno ha il potere di avere il massimo della libertà possibile. Non si possono raccontare tante belle favolette senza purtroppo i soldi. Io i soldi li abolirei. Adesso i miei soldi sono questi. I miei soldi sono Ugo, le camminate, la montagna, il poter visitare, il poter esplorare, il poter fare tante cose. Al di là di Norvegia, Italia, Svezia, qualsiasi cosa. Poi molte volte devo chiedere scusa, mi rendo conto di essere un po' sempre duro con anche con i miei genitori. Sono un po' così, no? Per tante questioni. E forse dovrei stare molto più morbido sulle questioni, sui problemi del mondo, perché io me li faccio i problemi. Penso ai problemi del mondo, perché essere libero non significa non pensare ai problemi del mondo, anzi, essere libero significa criticare ancora di più e avere un animo più sensibile. La sensibilità porta anche a criticare molto di più. Però molte volte sono un po' troppo estremista, non lo so. Ugo, qui siamo arrivati ieri e vi avevo detto che facevo quella cosa là, che in parte ho fatto ieri. Oggi andiamo, cosa facciamo Ugo? Oggi facciamo lo stesso una camminatina e poi torniamo a casa, perché prendiamo il camper e devo portare in giro anche la Mari. Perché questo fa parte della libertà mia e anche sua, visto che ancora stiamo assieme in qualche modo. Vabbè, non mi addentro in questi discorsi. È innegabile che la forma più alta di libertà sarebbe quella di viverla da soli e da soli senza nessuno attorno per chilometri e chilometri. Questa è la più alta forma di libertà naturale, diciamo. E se uno ha paura significa che non ha mai assaporato la vera libertà, quella di stare in silenzio e da soli e dispersi. Molte persone non riescono neanche a capire che cavolo significa la libertà, non sanno neanche dove prenderla. Anch'io faccio fatica a prendere la vera libertà, anch'io. Le pillole di libertà, parlo. Però insomma, dai. Ok. Lo stesso trascorrere del tempo che fa passare gli anni, fa passare le cellule, non hai più le cellule di una volta, è una limitazione alla libertà, perché è naturale che più passano gli anni e meno forza hai, no? Probabilmente forse più testa hai, ma meno forza hai. E quindi non hai più la libertà di andare a fare l'Everest, non ti accontenti di fare qualcosa di più basso. È un esempio. Camminare qua in mezzo ai primi giorni mi ricordo che credevo di essere un alieno. Tutto strano. Adesso tutto è familiare. Ogni pianticina che vedo, ogni fiore,
ogni cucuzzolo che vedo, che ho salito, è naturale, no? È tutto naturale. Normalizzare la geografia, normalizzare è bello, ma bisogna stare attenti, perché significa anche snaturare tutto, significa non dare giusti valori alle cose. E alle volte l'abitudine va in questo senso, si snatura il giusto valore delle cose. Se stai un mese sopra le cascate del Niagara, è ovvio che dopo un mese tu hai un giudizio: sì, carine le cascate, ma ti sei un po' rotto le scatole a vedere sempre le cascate, no? Quindi è il giusto peso. Oppure prendere l'aereo: ma tu dove vai a fare colazione? Vado a Sydney, ok. E poi dove vai? Vado a Buenos Aires a fare il pranzo. Tutto normale, non c'è più stupore, non c'è più sensazioni, va bene. Ma di cosa stai parlando, Luca? Lasciamo stare, va. Quindi c'è l'esigenza di continuamente, l'esigenza di spostarsi. L'esigenza di spostarsi. L'uomo wild deve spostarsi, altrimenti non è wild. Tu sei wild, Ugo? Eh? Sei wild? Abbastanza, dai. Abbastanza. Il cielo è wild? Sì, abbastanza. Si sta un po' nuvolando, ma... Com? Là c'è una tenda. Ah, vedi, hanno messo le passerelle nuove. Ha piovuto tanto e hanno messo queste nuove e queste sono quelle vecchie. Questo fa parte anche questo di wild, anche se non è proprio wild questo qua, e non tutti i norvegesi sono wild, ovviamente. Equilibrio. Ci sono wild e wild. Mica perché uno abita in Siberia gli piace proprio il freddo, o no? Cioè, io devo conoscere i luoghi dove sono. Dappertutto devo andare, perché altrimenti non sto bene. Non mi sento bene perché devo scoprire, appunto. E questa è la partenza per essere un viaggiatore. Quello di scoprire luoghi e di calpestare con l'anima giusta qualsiasi luogo in cui si è. Senza tralasciare nulla, no? È come un virus. Ecco, sono un virus della montagna. Questa suona bene. Bene o male, non lo so. Ugo! Andiamo di qua, dai, vediamo di qua cosa si vede. Andiamo di qua. Sembra una sciocchezza, ma qua non sono mai stato. Allora andiamo a vedere. E sempre le piccole cose ti regalano delle cose più grandi. È sempre così. Quindi... Bene, questo cucuzzolo insignificante qua, magari arrivi lì e vedi cose nuove, prospettive nuove, visioni diverse, pensieri diversi. Ugo. Andiamo lì, vieni.
Vedi Ugo, vedi Ugo, da qua si vedono montagne che non vedevo prima e che si possono fare. Ad esempio, quella là in fondo, su per la valletta, si può andare. È un po' wild, ma... Ugo, è tutto wild qua. Tu che dici? Sì, immagino qua con la neve. Immagino qua con la neve. Sì, mi immagino quella neve qua, è bellissimo. Oh. C'è un po' più pericolo di valanghe rispetto alla Svezia. Cipi. Però bisogna convivere. Ci si conviveva sulle Alpi, si convive anche qua. Più o meno uguale. Comunque questo ambiente qua è... Vero Ugo, si assomiglia al Lago Rai. Questa zona qua almeno. Lago Rai norvegese. Ci sono tanti mirtilli. Mirtilli, mirtilli, Ugo. Ugo, facciamo una bella dronata. Ce l'ha a casa il drone, mai usato. Ai ai ai, Luca. C'ho il drone a casa da 120 euro. Però devo cambiare il cellulare, la console, diciamo, perché non tiene più di batteria, quindi la devo cambiare. Quindi il drone senza console cade. Già. Ma andiamo su qua. Pop, pop, pop. Bellissimo belvedere, Ugo. Sì, è da un'altra prospettiva. Sotto sono tutte le casette di Vierli, casette, seconde case invernali. Yes, là in fondo è sempre l'Andanger Vidda. Questa è la strada 37 che va a Riuka, scende giù. Quello là è una montagna di 1500 metri circa, e dietro c'è il Gaustatoppen di quasi 2000 metri. Vediamo qua cosa si vede, CP. Sì, poi ci facciamo una dormitina qua. Qua niente, là si scende. Qua sotto c'è. Ok, prima o poi devo andare su quella montagna là. Ugo. Però me la devo fare tutta a piedi l'asfalto, quello che mi rompe le scatole. O a meno che sposto il camper e trovo un parcheggio adatto al camper. Questo è il problema qua in Norvegia. Sono. Per chi vuole camminare al camper è un po' un... Cioè, a parte che c'è un casino di gente ultimamente qua, da luglio a agosto è così in Norvegia. Però dai, più luglio che agosto. Luglio è il mese delle ferie dei norvegesi. Agosto la frequenza
va giù. Quello è un lago là in fondo, non è mica un fiordo quello. Quello è un lago che si ferma lì. Ah, da là in fondo si vede un piccolo ghiacciaio. Sì. Va bene, Uoti. Va bene. Video. Dove vai di là, Ugo? No, 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 no. Scendiamo di qua. Vieni. Come. GoPro, resta video.